Ore 19.39 del 17 luglio allo stadio comunale di Grosseto è in pieno svolgimento il gala dello sport con tutti i ragazzi appartenenti alle società sportive, alle squadre, ma anche già tanto pubblico che è pronto per la partita del cuore, la partita che aiuterà la Onlus e la Farfalla nelle cure palliative, una forma di volontariato, di aiuto, di solidarietà che ha riscosso in città un enorme successo. Stiamo aspettando la Nazionale Cantanti che si confronterà con Finanzia e Friends, una formazione nella quale ci sono molti notabili della città. Grande Trap che è sempre presente quando c'è bisogno di dare. Sì, diciamo che intanto sono qua vicino e sono manifestazioni in quali è un onore partecipare, far sì che magari la propria presenza possa aiutare un po' di più anche così, a far sì che tutti possano dare il loro contributo a chi ne ha più bisogno. Trapattoni, è sempre comunque uno spettacolo nello spettacolo vedere la gente come partecipa quando c'è una partita di calcio a tutti i livelli, dai bambini in su, è vero? Sì, è una cultura, abbiamo noi italiani, abbiamo una cultura sportiva sicuramente che ci accompagna oramai da secoli, ecco, e devo dire che fortunatamente abbiamo ancora questo sport che comunque, oltre agli altri sport, è una palestra di vita, e per i giovani deve essere una palestra di vita.